Oh, là c'è qualcosa. Andiamo da quella parte. Vediamo cosa c'è qui dentro. Oh, molto bene. Questo qua è il nostro cibo futuro. Sta succedendo qualcosa. Sento del vento. Gli asteroidi. Mamma mia. Oh, che bombe. Dove stanno cadendo? Guardate lì. Bene, ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Allora, oggi sono in compagnia del mio gatto Dexter. Ogni tanto vedrete passare i miei gatti perché ovviamente si impadroniscono del letto che è alle mie spalle. Riprendiamo a giocare a Planet Crafter, che appunto abbiamo lasciato in sospeso poco tempo fa. Ora, stiamo andando avanti, abbiamo sbloccato il blueprint del backpack. Nel frattempo che facevo, che vi salutavo, abbiamo sbloccato qualcosa perché ovviamente i punti ITI stanno continuando a salire. Allora, obiettivi di oggi, io volevo fare un po' di esplorazione, aumentare i punti appunto per quanto riguardava la terraformazione, andare a... Allora, volevo fare l'iter e volevo fare la scrivania. Quindi ci serve iron e intanto volevo un po' esplorare anche, però. Andiamo da questa parte. Oh, una cassa. Questa non c'era. Ice, titanium, prendiamo tutto. E la smontiamo anche. Benissimo. Titanio, lo prendiamo. Io devo sempre controllare l'ossigeno prima che... Qui la porta la posso fare. Sì. Ci facciamo una base di appoggio qui, che l'avevamo già fatta. Nel mentre che l'ho fatta siamo morti. Cobalto. Ok, qua la porta non l'avevo fatta. La facciamo subito. Sì, la facciamo adesso. Così riprendiamo ossigeno. Vediamo un po' cosa c'è da questa parte. Oh, là c'è qualcosa. Cioè, andiamo da quella parte ad esplorare un po'. Ok. Visto che siamo vi arrivati vicino a questa... a questo pezzo di astronave, farei una base qua di appoggio in modo che... In modo che in emergenza ci possiamo rintanare qua. Facciamo una scala anche. Vediamo se ce la fa fare. Sì, e adesso lo faccio subito la base così e la porta. Benissimo. Oh. E fare una cassa subito anche. No, non posso farla la cassa perché manca l'iron. Va bene. Andiamo ad esplorare questa parte qui. Vediamo cosa troviamo. Vediamo un po' cosa troviamo. Allora, qui non vedo niente. Ah, qui è buio. E io non ho una torcia, vero? Non ho una torcia. Niente, allora non possiamo subito esplorare questa parte, ma a questo punto ci facciamo una torcia. Oh, una cassa. Uranio, alluminio, iron, molto bene. Prendiamo tutto. Distruggiamo anche questa. E torniamo a prenderci l'ossigeno. Dopodiché torniamo alla base principale e cominciamo a costruire qualcosina ad ampliare la base. Ok, sono tornata alla base e ora voglio costruire proprio la mia scrivania dove metteremo su gli schermi. Quindi terraformation, blueprints, energy levels, manca silicio. Silicio cobalto,
E magnesio, vediamo se qua abbiamo qualcosa. Silicio c'è, lo prendiamo e mettiamo giù l'uranio che al momento non ci serve. Lo space food lo teniamo, mettiamo giù due di titanio e facciamo che mangiamo e beviamo, così siamo a posto. Ci facciamo con anche l'acqua, che una scorta io la terrei sempre. E a questo punto possiamo fare, no, possiamo fare questo, lo skin the blueprints, lo facciamo subitissimo. Oh, vediamo cosa ci fa vedere. Bene, abbiamo sbloccato il living compartment, quindi la finestra, il backpack T2 e come si fa a costruire adesso lo capiamo. Ethan non abbiamo niente perché dobbiamo ancora costruirlo. Pressure stiamo facendo qualcosa, terraformation sta andando avanti, ossigeno sta andando avanti. Bene. Vediamo se riusciamo a costruire anche l'altro. Ci manca magnesio e cobalto. Andiamo a prenderli al volo. Allora, energy levels subitissimo. Vediamo un po'. Produciamo 1,95, no, produciamo 3,60 e consumiamo 1,95. Molto bene. Vediamo per l'iter, se non sbaglio, ci manca l'iridium e non so dove andare a cercarlo. Dobbiamo esplorare un po'. Manca lo terraformation, giusto? Perché abbiamo cos'è questo? Energy e abbiamo blueprints. Manca terraformation e manca il silicio. Andiamo, qui non ce l'ho il silicio, vero? Sì, ce l'ho. Bene. Ma era terraformation. Ah, è questo grande. Allora si può mettere anche da un'altra parte, tipo qui. Tipo qui. Vedi? Bene. Quindi la schermata è la stessa di prima. Dobbiamo fare l'iter. Dobbiamo fare l'iter per forza. Però ci manca l'iridium. Bisogna andare per forza a cercarlo. Altrimenti non andiamo avanti. Vediamo se qui ho sbloccato qualcosa. Ah, ecco qua. Quindi il backpack T2 ci manca silicio, ora lo facciamo subito. Ci serviva. Ok, devo solo togliere il backpack dall'inventario. Vediamo un po' come lo faccio. Devo togliere qualcosa dall'inventario, giustamente. Questo lo mettiamo giù, questo lo mettiamo giù. Ci mettiamo anche le scorte e facciamo così. Il backpack lo mettiamo di qua. Backpack T2. Ole! Molto bene. Rimettiamolo su. Oh, così abbiamo la capacità di inventario decisamente più grande. Cos'altro possiamo fare? Che non abbiamo ancora fatto. L'esoscheletro ce l'abbiamo. Oxygen Tank T2 l'abbiamo già fatta, giusto? Quindi facciamoci dell'acqua, giusto per scorta. A questo punto farei anche la torcia. L'abbiamo sbloccata? Sì, ci serve del magnesio, ce l'abbiamo. Facciamo anche questo, così equipaggiamo anche la torcia. Mettiamolo qua, oh, così siamo liberi di andare ad esplorare. A questo punto andrei ad esplorare. Magari mangiamo e beviamo. Bere qua. Cibo c'è qui, non c'è cibo, ma forse resistiamo un pochino. Andiamo verso l'astronave. Facendo forse buio, ma dovremmo farcela. Oh, c'è una cassa qui. Prendiamola subito. Oh, quanta bella robina! Prendiamo tutto. Abbiamo anche l'iridium che ci serve tantissimo, però lasciamo giù qualcosa, tipo il magnesio, lo lasciamo giù e anche il cobalto che si trova facile. Voglio prendere il cibo, sì, va bene, ma voglio prendere iridium, così facciamo subito subito. A questo punto torniamo di là. No, perché manca ossigeno, mannaggia a me. Però aspetta, abbiamo la scorta. Ok,
Abbiamo la scorta. E allora andiamo indietro. Eccoci, siamo tornati alla base. Ora possiamo recuperare ossigeno intanto e poi andare a costruire finalmente il nostro iter. Io ne farei già più di uno, anche se probabilmente salterà la corrente. Però intanto lo facciamo. No, manca silicio. Vediamo se ne abbiamo qua. Non abbiamo silicio. Andiamo a recuperare i materiali a questo punto. Eccolo qua. Prendiamo anche ghiaccio così ci facciamo l'acqua, perché tra un po' potrebbe finire, anzi finirà sicuro. Vediamo se trovo anche. Abbiamo dell'iron subito, che facciamo già una. Sì. Gif, visto che siamo qui, farei direttamente altre turbine, tanto ci serviranno. Facciamo anche un drill. Io andrei forte con la terraformazione finché ce n'è, facciamo, perché secondo me più veloce andiamo meglio è. Quindi abbiamo finito tutto l'iron e adesso mi serve l'iron per fare un altro iter. Ho una cassa. Oh, super alluminio, 2 iridium, un blueprint. Molto bene, prendiamo tutto. Oxygen, oxygen. Respira, voilà. Distruggiamo questa. Molto bene, inventario. C'è ancora spazio. Prendiamo qualcos'altro che possa servire. Ferro serve sempre. E un altro ferro. Vediamo un po'. Ne manca uno. Cosa può servire qua di. Prendiamo del cobalto. Che ci facciamo un'altra riserva di ossigeno. Sì. Bene, bene, bene. Allora, dicevamo, facciamo l'iter. Subito, subito l'iter. Ok, così andiamo avanti con questo. Abbiamo ossigeno 0,15 al secondo, calore 0,60 al secondo, pressione 0,60 al secondo. Mi piacerebbe aumentare l'ossigeno, ma non abbiamo trovato altre piante. Vabbè, adesso vediamo di trovarle. Cosa ci manca qui? Questo è Blueprints. Abbiamo Energy, ci manca. No, non ci manca niente perché Terraformation l'abbiamo messo qua. Niente, parlavo per niente. Acqua, beviamo e ci facciamo scorta di ossigeno e acqua. Io non farei nient'altro. Oh, allora usiamo il blueprint. Come si fa a usare? Decode a blueprint microchip. Ok, decodificalo subito. Agility Boots T1. Agility Boots T1, vediamo come si fanno. Allora, alluminio ce l'abbiamo, il fabric, cioè il tessuto, non c'è ancora. Aumenta il movimento del 15%. Dobbiamo andare a cercarlo per forza. Allora, cominciare a fare qualche cassa per depositare le nostre scorte. Quindi. Qui ci andiamo a mettere l'iridium, direi, e il superalluminio e anche l'uranio, che secondo me i materiali rari, diciamo così. Materiali rari. Che poi non so se sono rari davvero, ma per il momento mi sembrano rari. E poi facciamo un'altra cassa qui. Per il momento non saprei cosa metterci dentro. Però. Oh, Solar Panel T1. Molto bene. Vediamo cosa ci vuole per il Solar Panel. Che questo è, mi piace molto. 2 cobalto, siliconi e iron. Ma io ne farei subito. Però vediamo se mi manca energia. Vediamo un po'. Produciamo 7,20 e consumiamo 5,35. Beh, per il momento non ci serve. Allora andrei a esplorare a questo punto. Andiamo ad esplorare con la torcia.
Vediamo se funziona. Oh, così sì che possiamo esplorare. No, non sta funzionando, però come va? Oh, F per attivarla. Molto bene. Vediamo un po' cosa troviamo. Qua c'è già una cassa. Space food e alluminio. Prendiamo tutto e distruggiamo la cassa. Cos'è questo? Avevo visto una scritta, ma non la vedo più. Io qua ho paura di perdermi tantissimo. Qui non c'è niente. Qui c'è una cassa. Inventory full, non è vero? Ah, no, perché gli dicevo di... Ho un seme. Un altro seme di pastiera e un fabric. Molto, molto bene. Distruggiamola, ci prendiamo il materiale. Qui... Cos'è? Oh, un altro blueprint, molto bene. Facciamo anche questo. Abbiamo l'inventario quasi pieno. Continuerei giusto un altro pochino. Perché mi dice deconstruct? Ah, ma era qualcosa qui dietro. Ah, vuol dire questo. Vediamo cosa c'è qui dentro. Oh, molto bene. Questo qua è il nostro cibo futuro. Ci manca ossigeno, respiriamolo. Eccolo. Titanium e magnesio lo lascerei qui per il momento perché non mi sembra qualcosa di così prezioso da portare via subito. Mi concentrerei su altro. Ricostruiamo questo. Iron. Cosa c'è iron? Ah, perché mi fa ricostruire anche questo. Quanto, vabbè, forse uscirei a questo punto. Anche perché ho oggettivamente paura di perdermi. Però... Eccoci fuori, abbiamo un bel bottino, guardate che bel bottino che abbiamo, sta succedendo qualcosa, sento del vento, gli asteroidi, mamma mia, aspettate che entro, oh no, che bombe! Dove stanno cadendo? Guardate lì! Ma dove arrivano? Sento rumore ma non vedo tipo i proiettili. Stanno cadendo tutti gli asteroidi. No, tolgo questa opzione prima che... eccolo! Mamma mia! Questo è vicino, è arrivato. Io andrei dentro finché non finisce. Aspetterei che finisca. Intanto magari ci facciamo una cassa e ci mettiamo tipo i generi di prima. Madò, quanta roba sta venendo giù. Quanta roba sta venendo giù. Va bene. Dice. Che paura. Allora, ci metterei i generi di prima necessità, ma neanche troppo. Forse il cibo posso lasciare qua, perché l'acqua e altro cibo mi servirà tipo adesso. Infatti, l'acqua la prendiamo subito e il cibo lo prendiamo subito. Ha finito? Ok, pare sia finito. Pare sia finito il bombardamento. Andiamo. C'è una cassa là. Ho l'inventario pieno e non posso, però curioso solo ve per vedere cosa c'è dentro. Se c'è roba interessante, la prendo al volo, magari lascio giù qualcos'altro. No, c'è solo cibo. Solo, beh, insomma, cibo lo prendiamo e altre cose. Ah, che cosa succede adesso? Perché è tutto giallo? Cosa sta succedendo ancora? Non capisco perché è tutto giallo. Tipo un vento tossico. Non saprei, però io mi ricarico l'ossigeno. Ah, la torcia la possiamo spegnere adesso, ecco. Non ho capito questo... Vabbè, altro non mi interessa.
Qualcuno sa cosa vuol dire il fatto che sia tutto giallo? Cosa sta succedendo al pianeta? Perché sta facendo così? Vabbè, se qualcuno lo sa e mi vuole far sapere, perché non capisco cosa sia questo cambiamento giallo del pianeta. Allora, dicevamo, abbiamo un blueprint da sbloccare e lo sbloccherei non qui, non qui, qui, subitissimo. E abbiamo trovato Minespeak T1, molto bene, abbiamo aumentato la velocità di minaggio, di minamento, non so come si dice. Poi abbiamo questo, abbiamo un fabbrico e l'abbiamo trovato. Ah, questo dobbiamo crearlo. Creiamolo. Creiamolo e ce lo equipaggiamo subitissimo. Molto bene. Poi, Seed Pastera e Seed Shanga. Per farci altri vegetubi, giusto? Allora, a questo punto lo facciamo subito. Ice e magnesio. Ghiaccio e magnesio, ghiaccio e magnesio. Ce l'abbiamo? No. Qui non abbiamo niente. Però ghiaccio, sì. Magnesio, sì. Ci facciamo subito un altro vegetube, sperando che non salti la luce. Bene. E ci mettiamo dentro 200, 150, direi 200 subitissimo. E ne farei un altro anche per quest'altro. Così aumentiamo a bomba. Aumentiamo a bomba la nostra produzione di ossigeno. Quindi ci serve sempre ghiaccio e sempre magnesio. Allora, visto che sono qui già fuori, io proverei a costruire anche la nostra prima, come si chiama? Il nostro primo solar panel. Così andiamo a migliorare la nostra produzione di energia. Va che bella! Va che bella! E sei solo la prima di molte. Quindi, questa l'abbiamo fatta. Facciamo un altro vegetube che ho preso apposta le cose. E poi, oh, Vegetop T2 abbiamo sbloccato. Vediamo un po'. Vegetop T2 abbiamo bisogno di silicio. A questo punto lo facciamo subito. A questo punto lo facciamo subito. Ci prendiamo il silicio. Oh, allora ho preso tutto. Facciamoci subito il Vegetop T2. Vediamo come viene. Qua si può mettere? No, peccato. Oh, guardate che bello, Vegetube T2, ci mettiamo dentro la nostra altra pianta. E così il nostro livello di produzione di ossigeno è arrivato a 2,25 per secondo. Va che bravi! La pressione arriva a 0,60, no, perché non abbiamo aggiunto altri drill, lo faremo prossimamente. E il calore è 0,60, perché anche lì abbiamo soltanto abbiamo due, vero? Sì, due heater. Non possiamo farne un altro adesso, no, perché manca l'iridium e la drill, ci manca il titanium. Va bene, prossimamente andremo avanti a fare anche questo. Ragazzi, per la puntata di oggi io terminerei qui. Abbiamo fatto un bel po' di cose, devo dire. Questo gioco mi sta piacendo un bel po'. Fatemi sapere cos'era quella pioggia, insomma, quella pioggia, no, meteoriti, ok, quella roba gialla che ha investito il pianeta poco fa, perché non ho ben capito di cosa si tratta. Il cielo sta cambiando, non è più rosso rosso come prima, ma non è sicuramente azzurro come deve diventarlo, ma lo diventerà. Dai, ci vediamo alla prossima.